Questo programma è offerto da... Cominciare ora Merano Caldaro. Gruber dentro, il disco rimane lì. Moren prova, bellissima l'azione. Moren va a cercare nell'angolino Thomas Mitterer e a Thomas Mitterer non resta altro che infilare il disco in rete, appoggiarlo in maniera delicata per l'1-0 delle Aquile. Fagioni, ancora Fagioni, insiste, 2-0 Merano. In un primo momento Fagioni, il disco gli era stato respinto da Andergassen, ma Fagioni allunga ancora la stecca e riesce ad insaccare il 2-0 Merano. Soldi. Fagioni, e poi arriva Thomas Mitterer, detto Mitty, per il 3-0. 3-0 Merano. Gruber, Ansoldi entra dentro, Ansoldi a cercare, ma non lo presti, e lo trova, 4-1, Luca Ansoldi in mezzo per Manuel Lopresti, 4-1 Merano. Allora Merano che insiste. D'accordo, a tu per tu, il palo. Gruber, e rete, da lontano, Ingemar Gruber, the captain, il capitano, a segno per il 5-1, meritati gli applausi per il capitano. E fra gli applausi del pubblico arriva la sirena che sancisce la fine della partita. Hockey Club Merano Pirker 5, Hockey Club Caldaro 1. Siamo con uno dei monumenti di questo Merano, ovvero Roland Pirker. Ciao Roland. Ciao. Anche quest'anno, come ormai da tanti anni, dai sempre il tuo contributo fondamentale per la squadra. Provo a fare il mio meglio e aiutare la squadra. Oggi è andato bene, abbiamo combattuto il primo tempo a 0-0, c'eravamo lì, no? E poi la partita è cambiata, abbiamo fatto questo gol e portato a casa i punti. Avete tirato fuori la vostra classe, poi veramente dietro siete stati praticamente perfetti e insomma siete riusciti tranquillamente a portare a casa il risultato. Sì, alla fine era tranquillo. Sì, e abbiamo giocato tutti un po', anche i giovani hanno fatto un paio di cambi, che è importante che anche quelli lì possano crescere. È andato bene. Bravo Roland. Coach Max Ansoldi, il Merano va. Non voglio farti conti in tasca, ma non siamo molto lontani dalla vetta. Mi pare che il Milano abbia perso, quindi ci avviciniamo piano piano. Certo che ogni partita adesso nel Master Round è difficile, è facile scivolare, e bisogna essere, come dico sempre, bisogna essere concentrati tutte le partite. Non c'è nessuna squadra che si può permettere di dormire o di prendere le partite alla leggera, perché tutte queste sei squadre sono forti, il Pergine è in una forma strepitosa, noi veniamo da buone partite, stiamo bene. E vedo un gruppo sempre più unito. Devo valutare bene, calibrare bene gli allenamenti, perché c'è stanchezza, i ragazzi lavorano, quindi non sono professionisti, bisogna essere furbi, recuperare le forze e essere sempre pronti. Vogliamo ricordare Max che sabato 27 gennaio arriva il Milano, quindi invitiamo anche tutti i tifosi e non solo
a venire a vedere questa partita, perché sicuramente merita. Merita sicuramente, l'ultima è stata una gran partita, abbiamo vinto, però arriverà un altro Milano, quindi dobbiamo rimanere coi piedi per terra, ma mi sentirei di dire di pensare prima alla partita di dopodomani, che non sarà Coppa Italia, non sarà sicuramente facile. Ripeto, il Pergine è una squadra super in forma, quindi piedi per terra, domani allenamento leggero e pronti per il Pergine. E forza Merano. E forza Merano. Ciao, grazie. Grazie Max. E questa sera tocca a un senatore di questa squadra dell'Hockey Club Merano Pircher, ovvero Flavio Fagioni. Ciao Flavio. Ciao. Flavio, nasci a Bressanone, innanzitutto una città un po' atipica, se vogliamo, nel senso non con una grossa cultura hockeyistica. Raccontaci un po' poi come cresci, perché vai, cominci a Fassa, a Canazzei, la tua, diciamo, carriera, per poi finire a Bolzano, vincere uno scudetto, una Coppa Italia, quindi insomma sicuramente un curriculum importante il tuo. Sì, sono nato a Bressanone, però ho sempre vissuto a Bolzano. Poi ho fatto le giovanili nel Bolzano, sono stato 4 anni in Canada e dopo la mia carriera in prima squadra è iniziata nel Fassa per 4 anni, dopo ho giocato nel Renon, nel Bolzano, nel Ponteba, nel Legna e alla fine a Merano. Insomma, una carriera sicuramente importante. Poi è arrivata appunto la chiamata del coach Max Ansoldi, a cui non sei riuscito a resistere. Certo, devo ringraziarlo per avermi scelto di nuovo per far parte di questa squadra. L'ambiente ti piace, ti trovi bene e sicuramente insomma sei fondamentale in questo roster. Sì, abbiamo una bella squadra, un bel spogliatoio, un bel gruppo, tutti hanno voglia di far bene, di vincere, e siamo un bel gruppo. E allora brindiamo a questo bel gruppo. Salute, forza Merano! Questo programma è stato offerto da